comico il video riguardante finalmente il mio parere sulle Glossybox e la recensione, quindi un parere specifico sui prodotti contenuti all'interno delle Glossybox fino ad ora. Allora, vi faccio una premessa piccola, spero stringata, in cui dico che non sono una di quelle che vuole far polemica, non sono una di quelle che dopo questo video toglierà l'abbonamento perché, ripeto, io lo pago l'abbonamento, non come magari qualcuno pensa che me lo regalano. No, non sono una di quelle a cui lo regalano, lo sto pagando l'abbonamento, quindi sono 14 euro ogni mese, che però, ripeto, data la mia veramente, non so, fissa per le sorprese, è una cosa che mi attira. Questa è una cosa che mi attira, cioè il fatto di avere dei prodotti da provare ogni mese, che appunto di cui non si sa molto, è una cosa che mi piace. D'altro canto, ripeto, secondo me Glossybox non sta giocando nel gioco nel modo giusto, nel senso che dopo le prime Glossybox in cui avete hanno sicuramente visto che c'è stato un calo delle iscrizioni o comunque come si dice, una disapprovazione riguardante questi prodotti all'interno, potevano, come ho già detto nello scorso video, farsi furbi e fare una Glossybox veramente coi fiocchi, quindi una Glossybox con almeno un prodotto di make-up, cosa che quasi tutte noi vogliamo, mettiamola così, che comunque ripaghi in un certo senso questa Glossybox. Basta mettere un prodotto, anche solo uno di MAC, e vedete come, boh, tutte vanno a iscrivere, almeno a mio parere. Uno dice, mamma, mettono anche la MAC dentro, wow. Ripeto, i prodotti che hanno messo all'interno, alcuni sono veramente costosi, ma a mio parere, potevano semplicemente appunto utilizzare marchi un pochino più prestigiosi e più noti, perché magari veramente ci sono dei marchi che costano veramente tanto, ma sono poco conosciuti e quindi nello stesso tempo, anche se sono di alta profumeria, vengono un po' snobbati. Con questo cosa voglio dirvi? Partiamo dalla prima Glossybox, che era uguale per tutte e che sinceramente forse è quella che mi è piaciuta di più per i prodotti contenuti all'interno. Allora, c'erano, se vi ricordate, ora non li ho qua perché li ho un po' utilizzati e li ho lasciati nell'altra casa, quel trattamento di capelli per capelli alla cheratina che io ho provato a fare quando avevo i capelli un filo più lunghi di questi, che non andrò a rifare probabilmente perché è un lavoro lunghissimo. Perché anche non è che mi ha dato chissà quei gran risultati. Sì, lì per lì, dopo aver utilizzato questo trattamento super iper alla cheratina, i capelli sono splendidi. Cioè, uno si passa le mani sui capelli e dice, mamma che bello! Tempo 2 o 3 giorni sono peggio di prima, cioè, quindi uno dice, cos'è un trattamento giornaliero? Dopodiché, appunto, ognuno ha avuto le sue opinioni riguardo questo prodotto, quindi non voglio dire che è pessimo. Sui miei capelli non ha fatto chissà che effetto. Idem su mia madre, che comunque ha detto: belli, sono bellissimi da fare. Cioè, sono, mamma sta frangio come sempre. Sono bellissimi appena fatti, poi però l'effetto si perde un po'. Non so se avete notato, ma ho cambiato il rossetto dallo scorso video giusto per far capire che erano due video diversi. Un altro prodotto che può rientrare fra i nì è l'olio della Nuxe, questo olio prodigioso. Anche qui Nuxe era un marchio che io personalmente non conoscevo. È un prodotto che sui capelli sicuramente non andrò a utilizzare perché, come vi ho già detto, i miei capelli tendono al grasso e quindi utilizzare un olio, nonostante sia un olio secco, sui capelli io non mi fido, non voglio poi lavarli già il giorno dopo. Però devo dire che come olio per il corpo è veramente molto buono perché, nonostante la parola, è un olio che non unge. E quindi io lo stesso, ad esempio, adesso sulla mano l'ho appena steso e si assorbe molto facilmente e non lascia quell'unto che veramente a me dà veramente tanto fastidio. E quindi devo dire che sul viso no, non l'ho utilizzato, però quelle poche volte, perché sono un po' una pigra, che l'ho utilizzato per il corpo, ha fatto il suo lavoro, nel senso che idrata e non unge.
L'olio per cuticole della C&D, che è un marchio tra l'altro veramente molto buono per quanto riguarda le unghie, però metterci uno smalto ad esempio. Questo è un un prodottino che io di solito non utilizzo anche qua per pigrizia, perché la manicure fatta come si deve la faccio veramente molto molto raramente, e però effettivamente è un buon prodotto, nel senso che va a nutrire molto bene le cuticole, quindi anche la manicure è molto più semplice. Quindi posso dire che è un buon prodotto, ma che io non vado a utilizzare tanto per il fatto che sono pigra, non perché non sia buono, ecco. La crema della Paillon è un po' un dubbio, perché io l'ho utilizzata veramente tanto, cioè qua in pratica non ce n'è quasi più. A un certo punto è arrivata anche la Glossybox, quella del mese dopo ancora, non lo so. E non so se è questa crema o quell'altra, quella della... di che marchio è, che è quella gialla, che dopo vi faccio vedere. Questa della Décléor, quella per la notte. E non so quale delle due, quindi io non le ho più provate. Mi hanno fatto venire una reazione allergica allucinante, che io non ho mai avuto sul viso, proprio con comparse di brufoli e un eritema veramente forte qua sulle guance, anche sulla fronte. Quindi era proprio una crema che io avevo messo, e automaticamente non ho più provato né questa né l'altra, perché sinceramente non mi fido più di tanto. Potrei fare sì un piccolo test, ma è stato talmente così fastidioso ed è veramente durato tanto. Io non ho mai avuto brufoli, non ho mai avuto eritemi, quindi anche la correzione da parte mia, che sono un po' un ignorante in materia, è stata difficile. Quindi non ho voglia di star lì a mascherarmi per utilizzare questa crema. E quindi anche qui all'inizio mi piaceva tanto. Successivamente non so se sono allergico o meno, quindi non l'ho più utilizzata. Passiamo invece ai due prodotti che io assolutamente adoro di questa Glossybox, che sono il mascara della Nini, il Deep Black Extension, che è un mascara che veramente ha uno scovolino, cioè senza infamia e senza lode, ma non so se tramite questo la formulazione mi fa delle ciglia pazzesche e mi piace veramente tanto. Questo è un prodotto che straconsiglio e quasi consiglierei anche di comprare, proprio perché appunto quando mi finirà ci farò un pensierino, perché effettivamente mi è piaciuto veramente tanto. E un altro prodotto che nonostante, ripeto, me lo dirò alla nausea, la mia pigrizia, mi è piaciuto davvero tanto, è la crema da corpo a massaggio profondo La Mira dei Coloniali, che comunque ho utilizzato tanto per i miei canoni, che è quella crema che contiene all'interno quei, diciamo, delle particelline che vanno a sciogliersi quando fate il massaggio, quando lo massaggiate bene, appunto. E ha una profumazione davvero molto delicata che mi piace molto, e soprattutto idrata davvero tanto la pelle, e proprio mi piace questo effetto di queste bollicine che si devono rompere, quindi ci vuole anche un attimino per romperle, e quindi bisogna fare proprio un vero e proprio massaggio sulla pelle. Ci si concede qualche minuto in più di tempo per se stessi. La Glossybox di novembre è stata quella che mi ha deluso più di tutte, perché aveva proprio all'interno dei prodotti che non c'entravano assolutamente nulla con me e con le mie caratteristiche. Un'altra parentesi che voglio fare è proprio quella che Glossybox all'inizio, quando voi fate l'iscrizione, vi mette a disposizione delle domande in cui appunto vi chiede qualcosa, diciamo, su di voi, sul vostro tipo di pelle, su cosa desiderate, su dove andate a acquistare i prodotti, cioè domande un po' così. Alcune di queste domande sono proprio, cioè, specifiche, cioè prima di tutto Glossybox sa l'età delle persone appunto iscritte,
anche se una ad esempio vuole qualcosa per più prodotti per make-up come più come make-up naturale piuttosto che un po' appariscente, cose così. E quindi anche qui c'è qualcosa che non quadra perché non sta minimamente a guardare le preferenze di ciascuna. Ma chiudiamo parentesi. Parliamo di questa Glossy Box di novembre che a mio parere appunto è la più scadente perché contiene all'interno il latte corpo della Codina e a me piace la profumazione di zucchero a velo, quindi io l'ho utilizzata un po', però le proprietà di questa crema corpo non sono chissà che, quindi comunque sì, mi piace la profumazione, sì, vado a utilizzarla. Ma qualcosa in più si poteva sicuramente avere, ecco. Dopo tutte le critiche su questo prodotto, quindi sulla marca Aquilina, così cosa ci vanno a mettere in quella di dicembre? Un altro prodotto Aquilina, Pink Sugar o quel che. Ce la fate? Poi appunto c'era la crema della Decléor, la Roma Night, la crema notte, che non ho utilizzato perché ho iniziato a utilizzare, poi non so se questa, ripeto, l'altra mi ha dato dei problemi, quindi l'ho lasciata da parte. C'era il sapone di Aleppo che assolutamente io non vado a utilizzare perché io ho una pelle secca che non ha problemi fortunatamente di acne e quindi quello l'ho lasciato lì e ho detto vabbè, va bene. Grazie per avermi mandato un prodotto che non c'entra niente col mio tipo di pelle. E poi, unico di prodotto. Ah no, poi c'erano due prodotti di make-up. C'era, vabbè, il campioncino del profumo, pessimo, ma assolutamente maschile. Una cosa che è proprio zero. Non c'entrava nulla. Mi sembra che, non voglio sbagliare, ma c'è anche una domanda riguardante il tipo di profumazione a cui piace. E io ho proprio messo profumazioni completamente diverse, tipo fruttate, molto dolci. Quello non c'entrava niente con le profumazioni fruttate e dolci, a mio parere quella è una profumazione forte e maschile. Però era per tutte uguale, mi sembra, il campioncino di profumo. Non vorrei dire una boiata. E poi c'era il gloss della NYX che non ho qua. E quello lì è un buon gloss. Mi piace, l'ho lasciato da mia madre perché se l'è preso lei, perché piace a lei. Però quello mi piaceva come prodotto, infatti cercherò di riappropriarmene. E l'unica cosa che ho sentito molte contestazioni sul pelo di martora delle setole. Sì, effettivamente è una pecca. Però appunto, tanti pennelli ci sono in fibre naturali. Bisogna proprio stare andare a guardare a quello. Vabbè, sì, effettivamente è una pecca, e niente da dire, non voglio che poi tutte le persone animaliste vadano a ritorcere su di me perché ho detto questa frase. Per me sì, è una pecca, però non è quello il problema. Ecco, mettiamola così. E poi c'era questo bellissimo ombretto della Lakshmi che ho. Ha però appunto una colorazione che io proprio non andrò a utilizzare minimamente. È questa colorazione qui, questo bel azzurro carta da zucchero, che è proprio un colore che su di me, cioè, ma si vede proprio su di me, non ci azzecca. E quindi se qualcuno vuole scambiarlo, ha qualche prodotto da scambiare, io me lo regalo fortemente. Passiamo quindi alla penultima Glossy Box, la Glossy Box di dicembre, anche questa molto contestata, per la presenza di questo prodottino qui, che è il Doccia Schiuma della Pink Sugar, che è la stessa identica marca della Colina. E io l'ho finito, l'ho tenuto solo per farvelo vedere, ma è in pratica finito. L'ho finito perché anche qui, ripeto, a me queste profumazioni dolciastre piacciono. Però sono anche d'accordo con tutte quelle persone che dicono basta, cioè l'avete messo una volta, avete visto che ha riscosso completamente insuccesso, basta, no? E niente, questo qui comunque posso dire che a me è piaciuto, anzi la profumazione è proprio buona buona, però ripeto, sono d'accordo con tutte quelle persone che hanno contestato.
Poi c'era questa Glossybox, era Mavala e Laila, punto, perché altri prodotti non ce n'erano. Allora, la base protettrice della Mavala la sto utilizzando quasi tutte le volte che uso lo smalto adesso. Mi piace, sì, ma anche qui non vedo chissà che prodottone, ecco. Non costano poco le cose della Mavala, però non è neanche una delle migliori basi che ho provato. Questa è una base, sì, protettiva nei confronti dell'ingiallimento delle unghie e dello smalto che poi uno va a applicare sopra, che prolunghi la durata dello smalto. Io questa cosa non l'ho assolutamente vista. Però comunque è una base, dato che di basi proprio non ne ho tante, io di solito mi fisso di più sui top coat, la sto utilizzando e fa il suo lavoro di base. Però una base cosa dovrebbe fare se non fare la base? Poi lo smaltino di Mavala mi è piaciuto perché, ripeto, non avevo una colorazione così scura ed è quindi il mio primo smaltino completamente quasi nero, glitterato, e mi è piaciuto. Mi piace anche la stesura di questo smaltino, non è male. Poi puffino della Laila, mai usato. Ero tutta così felice all'inizio, oh che bello, che figata, pipu pam, mai usato. Anche qui non è che io faccio delle gran serate mondane, quindi probabilmente quando andrò a mettere un bel vestito scollato andrò a impuffarmi e a mettere questa fantastica polvere scintillante su tutto il mio corpo. Poi i due prodotti di cui all'inizio ero soddisfatta e che invece non mi piacciono sono questi due della Laila, e hanno ragione tutte quelle persone che dicono che i prodotti Laila per quanto riguarda il make-up non sono buoni. Questo è il mascara in glitter con questo scovolino allucinante. Quando uno va a applicarlo sopra il mascara normale ti cadono tutti questi brillantini e quindi non mi piace. Carina l'idea di un mascara glitterato, però già non sono una di quelle che va a mettere il mascara glitterato, preferisco il classico mascara nero o al massimo un mascara colorato, però proprio glitter non sono una fan. Però questo qui proprio come prodotto non si appiccica bene alle ciglia. Avevano ragione tutte quelle che dicevano non è buono, come avevano ragione tutte quelle persone che dicevano non è buono questo glitter in eyeshadow, perché all'inizio ho detto no, ma guardate che scrive tantissimo, avete ragione, e in effetti se voi vi fate una patacca di colore nera scrive tantissimo. Peccato che una patacca di colore nera o siete una dark oppure cioè proprio patacca, tipo se volete fare panda, se no non lo andate a utilizzare. E stendere questo prodotto in pratica è impossibile perché si toglie tutto, ma è proprio una roba oscena. E questa era la Glossybox di dicembre. Passiamo all'ultima Glossybox, quella di San Valentino, quindi tutta in rosa. Per adesso, allora, escludendo i prodotti Eucerin che ho dato a mia madre, che quindi si sta gestendo lei, e di cui assolutamente non so nulla perché ha iniziato appena adesso a provarli, poi vabbè, sono di quei prodotti che ci vuole un po' di costanza. Il latte crema detergente della Dermolab non mi è piaciuto per niente, perché a quanto pare su di me non rimuove per niente trucco sul viso e sugli occhi, anzi sugli occhi mi brucia e non mi piace. 0000, quindi già non mi piacciono i detergenti in formato latte, cioè preferisco di più lo struccante classico. A me il latte detergente non sono una gran fan, preferisco lo struccante, poi vado a mettermi una crema o quello che è. Mentre invece mi è piaciuto molto lo smaltino Laila Bijou, che aveva anche credo 2 o 3 video fa, quello del haul della Westrag mi sembra. E quello mi piace veramente tanto, questo prodotto qua. È uno smaltino di quelli che vanno bene un po' sempre, insomma, non andrà mai di moda questi smalti così chiari, quelli un po' lattiginosi. Questo è un lattiginoso tendente al rosa, quindi è un bel colore. Se andate a fare tre passate diventa anche bello forte, ma capisco che fare tre passate è un po' una palla. Però con 2 passate ha questo effetto molto delicato di unghia sofisticata, mi piace. Ah, e mi stavo dimenticando, c'era poi il rossetto della Kryolan
quello del colore un po' imbarazzante, che però ho utilizzato un paio di volte semplicemente picchiettando un filo il rossetto e poi andando a stenderlo con le dita, sfumandolo un po' perché, ripeto, come colore singolo è veramente molto Barbie e io non sono una di quelle che adora questi colori, soprattutto nel periodo invernale. Magari d'estate faccio anche queste pazzie, però in inverno no. La profumazione che tanto dicevano fosse sgradevole, mi hanno detto che è una peculiarità di Kryolan, che sanno tutti la linea classica ha tutta questa profumazione, che però appunto io se non andavo ad annusare perché qualcuno me l'aveva detto non andavo proprio a sentirla. È uno smalto molto coprente e molto ha un effetto veramente forte, matte. Sicuramente è un prodotto che costa, questo veramente è un prodotto che costa tanto. Potevano, come ha detto Lucy, mi sembra, ha commentato, sembrano scarti di magazzino perché effettivamente colorazioni come questa sono un po' bypassate. Ci sono così tante altre decolorazioni per quanto riguarda i rossetti, no? E niente, questi erano appunto i miei pareri. Ora, accetto le critiche, niente da dire, però ripeto, io non voglio fare polemica, mi va bene così com'è. Mi piace anche il fatto che comunque ci siano prodotti che non siano buoni e che quindi possa contestarli. Ripeto, la pago la Glossybox, quindi non venitemi a dire, ecco, tu stai facendo tutte queste belle parole perché te la regalano, se no poi non te la regalano più. No, perché vado a pagarla. Quindi questi sono i miei pareri. Le considerazioni finali sono, sommando il tutto, effettivamente le grosse box fino ad ora non sono mai state belle, da dire wow. Alcuni prodotti però in effetti mi sono piaciuti molto, quindi devo dire che qualcosa effettivamente di buono hanno fatto. Dovrebbero però, a mio parere, seguire molto di più le informazioni che abbiamo dato inizialmente, soprattutto secondo me, a mio parere, facendo delle domande un po' più specifiche, tipo per quanto riguarda il make-up, va bene il trucco forte oppure più che altro quello naturale, però appunto a quel punto decidete a chi dare i prodotti, oppure se a uno piace di più i prodotti per capelli o per unghie, dateli. I prodotti per unghie dateli di più a loro, i prodotti per capelli dateli più a quell'altra, i prodotti per make up a noi, mettiamola così. Poi anche per quanto riguarda i prodotti per capelli, mettete, non so, ad esempio, avete tre prodotti per capelli, allora mettete uno per capelli trattati, uno per capelli grassi, uno per capelli normali, così sapete a chi dare i vari prodotti. Cioè, se io già all'inizio ti dico che ho dei capelli grassi, non andarmi a dare un prodotto per capelli trattati perché non me ne faccio niente. Adesso sì, perché effettivamente li ho trattati, però non me ne farei nulla. Come non mi faccio nulla dei prodotti anti-age, anti-rughe, quello che è, perché ho 24 anni, anche se qualcuno me ne ha dato di più, ed è una cosa che mi fa triste perché di solito me ne danno di meno. Ho 24 anni e quindi nello stesso tempo non ho fortunatamente ancora bisogno di questi prodotti. Se nella scheda ti dico ho 24 anni, cioè eliminami dalle persone a cui mandi questo tipo di prodotti. Se ti dico che ne ho 40, dammeli pure, sarò ben contenta, no? Quindi veramente non so se mandano, cioè inviano questi pacchetti a caso o hanno un criterio. Spero che questo criterio ce l'abbiano e che comunque lo vadano a seguire. E niente, questo è stato il video riguardante le Glossybox. Spero che vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Scrivetemi la vostra opinione qua sotto. Ripeto, le critiche costruttive io le accetto, non c'è nessun problema. Sono qua, ci sto mettendo la faccia, quindi accetto anche le critiche, mica voglio solo sentirmi dire brava. Dai, ok, spero di riuscire a farvi anche l'ultimo video. Per adesso un bacione, speriamo quindi in una Glossy Box migliore a febbraio.